Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Il metodo Fiumicino è esteso anche alle scuole, dopo un caso tamponi rapidi per sapere in mezz'ora chi è contagiato. Il piano quindi del Lazio. La regione si prepara all'inizio delle lezioni. Le 10 ASL avranno un'equipe scolastiche, mentre a ciascun istituto verrà assegnato un referente medico. Se si trova un positivo scatta il piano d'emergenza basato sui test rapidi già usati negli aeroporti. L'unità di crisi ne ha acquistati 1 milione dal Veneto e punta a fare 30.000 esami al giorno. Vaia Spallanzani dice attendibilità leggermente inferiore, ma funziona come il test di gravidanza. Se è positivo va a fare quello in laboratorio per la certezza. Immuni, l'esperto della task force dice momento giusto per scaricarla, già fermati molti focolai e 1.000 si sono potuti curare in anticipo. Stefano De Nicolai, professore di Innovation and Management nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia e membro della task force ministeriale anti-Covid, ha detto che la app è un importante strumento di prevenzione che ha già dato i suoi importanti frutti. Fraintendimenti legati alla privacy? Non si sa, può darsi, ma basati su falsità. L'applicazione è fin troppo sicura, dice. Nelle ultime 2 settimane il numero medio di download al giorno è cresciuto del 153%. Venezuela, allarme per la petroliera Navarima. Sta imbarcando acqua, dicono. Leni, che è partner al 26%, ha scritto che tutto risolto, condizioni stabili. L'allerta lanciata nei giorni scorsi da un importante sindacalista venezuelano, Eudis Girot, sulle condizioni di una petroliera ancorata permanentemente da 10 anni vicino al confine con le acque territoriali di Trinidad e Tobago. Dicono rischiamo un disastro ecologico globale, 1,3 milioni di barili di petrolio potrebbero essere sversati. L'azienda del cane a 6 zampe, la socia che è socia della compagnia di Caracas, proprietaria della nave, scrive che le condizioni sono stabili e un recente ingresso d'acqua ci risulta essere già stato risolto. L'europarlamentare Corrao del Movimento 5 Stelle ha detto che faccia verifiche e scongiuri i rischi per l'ambiente. Grecia, i profughi ammassati in lockdown sull'isola di Lesbo a 2 passi dalla Movida. Dicono viviamo nella sporcizia, immersi nella violenza. Nel campo di Moria dovrebbero abitare 3.000 migranti, ma in realtà sono 19.000. Tutti isolati dall'esterno per evitare i rischi di contagio a Mitilene, il capoluogo che rigurgita di turisti con le spalle bruciate dal sole. Chi è incinta spera di arrivare in ospedale. I neonati vivono sotto le tende e le baracche di cartone in una bolla di caldo insostenibile. Donne e bambini sanno che andare di notte in bagno vuol dire rischiare una violenza sessuale e i suicidi sono diventati la normalità. Bologna, festini con droga e baby prostitute, 6 indagati ai domiciliari, ex candidato della Lega in regione. Gli indagati sono accusati a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Coinvolto Luca Cavazza, 27 anni, agente immobiliare e candidato non eletto alle regionali di gennaio in Emilia-Romagna. Tutto è partito dalla denuncia di una madre che ha scoperto dei video nel cellulare della figlia. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.